Siamo al Salone del Libro 2012 nello stand di Ad Editore, editore tra gli altri della Mossa del Riccio di Davide Mattiello e del libro di Pino Masciari Organizzare il Coraggio. Che cosa vi aspettate da questo salone? E abbiamo visto che avete un'iniziativa che riguarda il voto. Sì, beh, innanzitutto per noi è il terzo salone, quindi siamo freschi di questa iniziativa. Abbiamo un catalogo che sta crescendo con dei capisaldi legati ad alcune tematiche che seguiamo da quando, dal nostro primo titolo, che è stato il titolo del procuratore Caselli sulla Costituzione. La collana, quella come dicevi tu, di Pino Masciari, Organizzare il Coraggio, e poi una collana nuova, quella che ha ospitato il bestseller Indignatevi, ha ospitato il libro di Davide Mattiello, in cui racconta la sua esperienza, il suo modo di intendere la legalità. Ci aspettiamo di venire un po' riconosciuti ormai dai lettori e di trovare lettori nuovi che abbiano voglia di scoprire anche editori che magari non sono così urlati o presenti in massa in modo rumoroso talvolta in librerie, ma anche qualcosa di nuovo e di fresco. L'iniziativa si è legata al voto, che è un periodo in cui si parla molto di partecipazione o non partecipazione. Abbiamo pensato di dare la possibilità ai lettori di votare per il loro Presidente della Repubblica della Cultura, ossia un personaggio italiano vivente che secondo loro può essere un simbolo della cultura italiana. Giorgio Tabacchi, qui per presentare una bellissima iniziativa con il gruppo Abele, con tutto questo movimento che evidentemente raccoglie tantissima gente. Due considerazioni su questa bella giornata. È emozionante vedere tanta gente, emozionante vedere tanto interesse rispetto a un film che vuole comunicare al cuore della gente, quindi, e che cerca di raccontare le nostre storie. E quindi questo è questo grande momento, e tutti quelli che hanno partecipato in questo momento sono molto commossi e contenti. Ecco.